Adante, ma che te stavi a scrivere prima di intà serva oscura? Del mio viaggio e di 100 canti tra libri sarà composto il mio poema. Lo studieranno per 1000 anni ancora. Beh, sommo, non so, ma poeta sì. Ammazza che casino che ti sei fatto dentro al terzo canto. Ah, sì, il terzo canto, certo. C'era l'indistruttibile porta dell'inferno. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. E come dice sempre mia nonna, chiusa una porta si apre un portone. Sì, dicevo, c'erano anche gli ignavi, che in vita non seppero prendere decisioni, e ora sono costretti a inseguire una bandiera, tormentati da mosche e api. Non me li ricordavo proprio così. Comunque poi. Ah sì, Caronte, il bieco traghettatore di anime. Dove sei Dranà? Non puoi passare di qua. Hai preso appuntamento? Ti sei disinfettato le mani? No. E la mascherina? Non ce l'hai? Non ce l'hai? No? Allora non puoi passare di qua. Ada, che questo inferno, la mia è un albergo, ok? Per altra via, per altri porti verrai a Piaggia. Non qui. Per passare, più lieve legno convien che ti porti. Che qui abbiamo i posti limitati. Perché abbiamo da fare il distanziamento, ok? Ah, ma sei Dante? Ma pota? Ma dillo subito, no? Cosa sto qua a crucciarmi io? Caro, non ti crucciare! Dai, beh, che non ti fa nulla, beh.